Sto dicendo a me stesso, Dario, falla breve, ma non perché la facciamo lunga, perché c'è qualcosa di complicato, perché il Vangelo di questa domenica mette un Gesù che non si prolunga in tanti discorsi, ma mette qualcosa in chiaro. Il succo di tutto è che noi saremo veramente felici quando avremo il coraggio di lasciarci condurre pienamente da Lui. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i discepoli provano ad essere un po' l'immagine di quello che siamo noi, che arrivano anche da Gesù con delle pretese, anche sane, perché poi tutti quelli che pregano, chiedono, hanno anche delle pretese sane. Ma noi potremmo avere un posto alla tua sinistra, alla tua destra, da qualche parte, un po' privilegiati, e magari lo dicono un po' di nascosto rispetto agli altri discepoli perché non sentano. E Gesù dice una frase che io amo e che vorrei che amassi anche tu: tra voi non è così. Sapete che quelli che detengono le nazioni lo governano, le dominano, ma tra voi non è così. Tra voi non sia così. Cos'è che caratterizza il mio essere cristiano? Mi piace pensare che dalla pretesa provo a passare all'idea del servizio. In questo Vangelo ci sono le grandi opposizioni. Chi vuole essere grande sia come il servo. Chi vuole essere il primo sia come l'ultimo. Addirittura viene detto sia come lo schiavo. Se un mondo ragiona in un certo meccanismo, tra voi non è così. Che tu sei a casa tua, che tu faccia l'imprenditore, faccia l'operaio, la casalinga, l'animatore, lo studente, e dentro il cuore senti che tante volte ci sono dei meccanismi che stridono, che non vanno. E se venisse anche ogni tanto la voglia di accodarsi al gruppo dei più furbi, dovrebbe risuonare sempre quella vocina nel cuore che mi dice: oh, fermati, per te non è così. Se anche vincesse lo spirito di rivalità o la tentazione di superare qualcun altro, tra voi non è così. Qual è l'esempio? Che io metta i miei piedi sui solchi di chi un cammino l'ha già tracciato, che si chiama Gesù e che dice di sé: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito. Io faccio un po' fatica a volte, anche quando vedo anche nei nostri ambienti questa roba, no, molto di gala, no, dove ci sono di far no, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire. Allora ecco che quella vocina di cui parlo deve risuonare costantemente così, ma non perché io mi senta un peso aggiunto sulle spalle, per cui ogni volta che muovo un passo debba spaventarmi, perché il Vangelo è così, perché il Signore mi conduce su strade di libertà, e quella libertà mi fa diventare servo, perché nel servire, come diceva già Madre Teresa di Calcutta, lì c'è la mia gioia, lì c'è la mia identità. Allora mi piace provare a scrivere a caratteri cubitali ogni volta che ho qualche tentazione di fare qualcosa in più, di essere un po' più privilegiato o di usare le dinamiche del mondo. Oh, tra voi non è così. Pensate cosa vuol dire in una comunità, in una famiglia, in una chiesa, no? Sentire la bellezza di queste parole pronunciate con la tenerezza di Cristo. Sono arrivati i discepoli, hanno fatto qualche pretesa. Fermi, tra voi non è così. Non col dito puntato, ma con la potenza di chi libera e toglie da quella schiavitù di pensiero che tante volte invece ci accoda sempre al grande gruppo dei furbetti. Veramente questo voglio per me e voglio per tutti noi.